Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo della vitamina K, ma prima vi ricordo che ho fatto già altri video sulle vitamine e che se non avete visto vi invito a farlo. Questa vitamina è liposolubile ed è importante per il nostro organismo in quanto la vitamina K1 si occupa della coagulazione del sangue e, lavorando in sinergia con la vitamina E, che è anticoagulante, svolgono un'azione protettiva per il nostro cuore. La K2 invece, abbinata alla vitamina D, che promuove l'assorbimento di calcio, si occupa di veicolare calcio nelle ossa. Infatti, introdurre vitamina D e calcio senza la presenza di vitamina K2 ci porta ad assorbire il calcio dove noi non vogliamo, ad esempio nelle arterie, quindi avendo poi problemi di salute. Carenze di vitamina K sono rare, infatti l'apporto giornaliero è di 70 microgrammi. Basta una dieta equilibrata. E se assumete integratori, ricordatevi di assumere anche le altre vitamine liposolubili in quanto lavorano sinergicamente. Attenzione, la vitamina K può andare contro quei farmaci che regolano il flusso sanguigno, quindi in caso chiedete al vostro medico. Ma ora, chiamo in aiuto Tavoletta. Ehi, Tavoletta, dove sei? Vabbè, ora arriva. Gli chiederemo dove si trova la vitamina K negli alimenti. Allora, Roman, la vitamina K la troviamo in ottime quantità nelle verdure a foglia verde, poi in quantità variabile nei fagioli, nella carne, nei cereali, nella frutta, un po' ovunque. Dai, ciao! Concludo dicendo che gravi squilibri tra vitamina K1 e vitamina E possono portare a vari problemi come trombosi o emorragie. E che un massiccio uso di integratori di vitamina K è ovviamente sconsigliato. Bene ragazzi, spero di avervi dato qualche informazione utile su questa vitamina. Beh, condividete, lasciate un like e ci vediamo al prossimo video. Concluderemo con le vitamine liposolubili e l'ultima è la vitamina A. Bella!